24 dicembre, puntata numero 24, puntata numero 96 in realtà, The Late Little Christmas. Questo è sempre lo stesso nastro isolante di qualche giorno fa. È lo stesso punto di prima, non so cosa dovevo nastrare, vabbè. Bene, anche questa quarta stagione sta volgendo al termine. Ultima puntata del 2022. Comincio di sacco nel 2020 col cervello. Spero che di avervi intrattenuto anche quest'anno. Ero indeciso, sapete, se farlo o meno. Man mano che registravo le puntate, invece mi è venuto un po' più di entusiasmo. E adesso che siamo arrivati all'ultima puntata di quest'anno, un po' mi dispiace, però. Però, d'altra parte, domani è Natale e quindi sigla questa volta. La musica della sigla è quella delle vecchie edizioni, giusto così. Briciolo di nostalgia. E come gioco della vigilia di Natale ho pensato di giocarmi la carta Penguin Adventure di Konami 1986. È una sorta di, come si può vedere, di Penguin. Oddio, com'è che si chiama? Antarctic Adventure, però sotto steroidi potentissimi di Konami. Guardate che bello, non voglio spoilerare. Pinguino, stella cadente, guarda la sua innamorata. L'ombra lunga, bellissima. Bando alle ciance, partiamo. Livello 1 sarà più facile, spero. Eccoci qua. Bene. Allora, cosa. Allora, se dico un'altra volta, allora vado via di cervello. È un Antarctic Adventure sotto. Cioè, sovrappotenziato in pratica, come funziona? Noi non, sì, dobbiamo sì a rifare tutto il percorso che abbiamo visto anche l'anno scorso con i. No, ho perso il bonus. Con tutto il percorso dell'Antartica, fare tutto quanto il giro. Ma abbiamo dei power-up. Allora, innanzitutto, la grafica è straordinaria e non siamo più solo al polo sud, ma siamo anche nella zona terrena. Innanzitutto, ecco, la grafica è sicuramente più carica perché vediamo questi bellissimi alberi sullo sfondo che aia e dai perché non vuoi perché ho, sono dispiaciuto nel cad non sono caduto nel crepaccio perché alcuni ed eccoci qua subito power up nuvola come quella di Goku io andando avanti e premendo riesco a tenermi in a sollevarmi e evitare di cadere, quindi sono più veloce, però con la nuvola sta già per finire di suo e vabbè, pazienza, sono caduto, guardate anche lo sprite del pinguino che è diverso, c'ha le gambine che si muovono, tac tac, guardate come cammina proprio da camminata molto decisa. E eccoci qui. È stanco morto, poverino. Il suo pensiero va a una testa, tipo quella dell'isola di Pasqua, mi pare, no? Va bene. Secondo livello, sì, secondo segmento. Guarda che giro incredibile quando il gol in realtà ce l'ha dietro l'angolo, cioè girati e vai di là. Musiche fantastiche, voi sapete che a me piacciono quando giocano le musiche. Allora, io voglio entrare. Cosa ho detto appena adesso? Io vorrei entrare in un crepaccio di quelli non quelli grandi, quelli un po' piccoli, perché lì c'è sempre qualcosa di interessante. E adesso andremo a vederlo se riuscirò. Abbiamo già visto un cuore prima che ho perso in pieno. Raccoglio i pesci perché non sono. No, l'ho beccato. Ma sono un. Almeno il cuoricino lo prendiamo anche stavolta, dai. Verde, blu, va bene.
avanti e mi riempio di pesci, riempio la pancia di pesci. La musica che c'è, cioè, proprio un gioco molto più complesso, molto più completo, non che Antartica veramente fosse non finito, ma si può, sì che si può. Riuscirò a farvi vedere una. Adesso cercherò di beccare tutti i crepacci. In realtà non è male sta cosa, perché ho parecchi pesci in saccoccia che diventano proprio moneta di scambio. Su e andiamo di qua, ok. Il tempo. Guardalo lì. Perché proprio devo fare così schifo? Vabbè. Notate proprio lo sfondo che viene avanti, molto fluido anche. Guardate queste statue di ghiaccio che ricordano un po' mitologiche. Ah, la sua innamorata, caro, come cosa contento. Abbiamo anche dei boss, tra l'altro. Adesso vediamo un po'. Girati, ti giri e tagli da lì, no? Ah, e torniamo proprio nell'Antartica, pieno. Bellissimo. Quindi pesci rossi di colore rosso e non bianco, quindi proprio andiamo a riprenderci il gioco di non mi ricordo quando era stato la. Che anno l'avevo fatto? Guardalo che l'ho perso perché sono un pirlo. Ancora! Io quelli mi immagino i commenti tipo se scarsone, scarsone, buttati giù dalla fine. Vergognati. Fate bene. Ma lo scopo non è giocare bene un gioco per MSX, lo scopo è. Ah, guardali qua come rimbalzano allegri, felici e garruli. Verde, cosa mi dà il cuoricino verde? Non lo saprò mai. Ah, però questo qui mi dà un'invulnerabilità. Ha visto come ha volato via? Mi dà dell'invulnerabilità e buttala via, te dall'altra parte. 46 pesciolini. Beh, insomma. Ne vorrei qualcuno in più in realtà. Quindi abbiamo dei bonus. Ho perso ancora, avete visto che roba. Questi sprite fluidissimi che vengono avanti, eccezionali. Sì, è proprio un Antarctic Adventure più carico, più ricco, più corposo. Io voglio, però, devo andare piano perché voglio veramente farvi vedere il negozio. Perché sono delle idee carine anche lì dentro, caspita. Sembra questa cosa molto fastidiosa che se la curva va a sinistra lui tende a andare a destra e viceversa. Cerco di prenderli tutti, no? Perché poi il tempo è quello che è. Tra l'altro il tempo, cioè il tempo passa, vero? Non è che posso stare qua a cincischiare. Eccolo, dai! Non mi sa. Vabbè, è una partita genuina. Sono io da piccolo che non. E qua è il boss. Boss che mi ha sparato, mi ha tirato una fiammaccia in faccia. God bless you, ne abbiamo bisogno anche. Cosa faccio adesso? Pacco questi. Formano le crepe e quando le crepe si uniscono, immaginate un po' cosa succede, che perdo una vita. Ah, God bless you. Dai. Piantato giù completamente, no, di qui. Colpetto qui. Vai di là. Fiammami qua. No, per favore, dai. Che tristezza, che schifezza proprio. Schifezza con 5Z. Però non voglio farne un'altra, perché diventa veramente lunga. Se no, magari entro nel crepaccio per farvi vedere
per farvi vedere il negozio, dopodiché la chiudiamo perché adesso non è che sia, cioè non sono mai reputato uno abbastanza bravo a giocare, però perlomeno che così schifo no. Allora, ho dei vari bonus, ovviamente pagando in pesci, cioè io tipo non ho 19 pesci per prendere le scarpette, il cappello e così, però posso andare a scommettere nella slot machine. E vuoi scommettere i tuoi pesci, certo? Quanti? Tutti quanti. Abbiamo preso un per 8, beh, mica male, caspita, basta, no, scommettiamo più che prendiamo la pistola. E siamo a posto. Ci vediamo presto, come no, credici. E col tasto secondario, con la pistola, posso sparare. Che adesso magari in questo caso qui non è, forse non serve poi a tanto, però ci sono altri bonus, quindi è veramente, veramente molto ricco sto gioco, molto, molto intenso da giocare, molto appagante se siete bravi, perché poi ovvio che se uno poi fa schifo come me, piuttosto di perdere tempo, ecco, magari fa dell'altro. Con F1 c'è la mappa. Quindi, cari amici, cari spettatori, questo 8-Bit o Christmas 2022 stagione 4 termina qui. Io vi do appuntamento a domani con il video consueto di auguri di Natale, forse con una sorpresa, speriamo di riuscire a combinarla. E vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Sto un po' commuovendo, eh. Buon Natale a tutti quanti!